Per prendere il via la gara riservata ai senior di cross country, 201 atleti al via, quindi un successo veramente grandioso. Vediamo anche gli azzurri in prima fila prima della partenza. E qui vorrei subito coinvolgere Emilio Farulli. Allora Emilio, anche te hai assistito a queste gare, vorrei così un tuo commento su questa disciplina e su questi campionati mondiali. Ma direi sulla disciplina, è uno sport nuovo, quindi in questo momento ha un grande slancio. Direi che c'è tanta gente che si avvicina alla bicicletta attraverso il mountain bike, o almeno utilizzando l'attrezzo del mountain bike. Se poi dopo qualcuno riesce ad andare a fare dei percorsi all'interno dei boschi come fanno questi atleti, direi che è una cosa forse qualche volta secondaria. Però direi che come disciplina sportiva è spunto spettacolare, ha un pubblico direi un po' particolare, direi abbastanza giovane, in una cornice abbastanza, direi quasi da fiera paesana sotto certi aspetti. Vivendo 3 giorni lassù ho potuto notare questo, ecco. E per quanto riguarda poi il lato organizzativo, direi almeno per quanto riguarda questi campionati nel mondo, non perché si sono svolti in Costanana, ma direi che gli amici del Ciocco, con a testa il presidente dell'organizzazione che è il presidente dello stesso del Ciocco, il dottor Marcucci, direi che hanno fatto delle cose veramente splendide e eccezionali. Anzi, vorrei fare i complimenti perché hanno dato una dimostrazione ancora una volta della loro professionalità e hanno dato anche lustro a quello che è la Toscana ciclistica, organizzando in maniera perfetta questi campionati nel mondo. Ecco, veramente devo dire che si è trattato di una grossa manifestazione, 1100 atleti impegnati nelle varie discipline, e come possiamo vedere qui siamo alle immagini del primo giro, questa gara dei senior cross country era in programma su 4 giri di un circuito di oltre 13 km a giro, quindi un 55-56 km, e devo dire che ecco, fare 55-56 km su questi sentieri, credo che siamo al cospetto veramente di atleti di un certo spessore, Emilio, mi sembra. Sì, no, certamente da un punto di vista atletico hanno delle prestazioni eccezionali. Ora qui vediamo alcuni punti dove l'impegno direi gli permette anche di scendere in bicicletta pur avendo dei rapporti adeguati. Ma io ho avuto l'occasione anche di seguire il giorno avanti la discesa. Anche lì è una cosa spettacolare, direi è il limite della ragione sotto certi aspetti, perché vengono fatte delle cose che se uno ha un attimo di riflessione non le fa. Però direi che condiziona una spettacolarità eccezionale, quindi il pubblico è molto entusiasta e anche una condizione fisica atletica veramente eccezionale. E effettivamente vediamo qui il vincitore di questa gara senior, che è stato il dominatore John Tomac degli Stati Uniti, che già dalle prime battute dopo 3 km era già al comando. Lo vediamo in questo momento ancora inquadrato in questo difficile passaggio, e come potete vedere il pubblico era numerosissimo e devo dire soprattutto molto partecipe. Ecco, il pubblico veramente non ha lesinato incitamenti e applausi per tutti. Naturalmente c'erano dei concorrenti che già nel primo giro avevano perso quasi un quarto d'ora, e naturalmente tutti non sono a questo livello. E devo dire che la giornata di sabato è stata dominata dai corridori statunitensi, che hanno vinto tutte e tre le prove. Ecco, questa nazione mi sembra, Emilio, che sia un po' all'avanguardia, sia stata un po' una precursrice di questa che è questa disciplina. Beh, naturalmente è nata negli Stati Uniti, credo che l'ideatore fosse un certo signor Fisher, che poi ha dato anche nome alle biciclette proprio di mountain bike. E quindi direi che attualmente sono la nazione pilota, ma direi che visti i risultati almeno in alcune categorie degli italiani possiamo metterci anche noi insieme a quelli che sono gli svizzeri. Stranamente anche questa nazione è, per me, quello che ho potuto vedere io a questi campionati del mondo, all'avanguardia. Ecco, anche la Federazione Ciclistica Italiana mi è sembrata impegnata in prima persona. Devo ricordare che questa specialità, questi campionati del mondo, era soltanto la seconda edizione, erano nati lo scorso anno a Colorado, quindi sempre in America, e devo dire che ecco, la Federazione Ciclistica Italiana mi è sembrato, ecco, nel frattempo stiamo inquadrando l'azzurro Riccardo De Bertolis, che è stato il migliore, all'arrivo sarà ottavo, quindi un risultato di tutto rispetto per De Bertolis. E stavo dicendo che anche la Federazione Ciclistica Italiana mi sembra che abbia creduto in questa disciplina, in quanto organizzare subito un mondiale alla seconda edizione a volte potrebbe essere anche un po' un rischio. Mi sembra che tutto sia andato bene. No, direi su tutti questi aspetti è andato tutto bene. La federazione ha creduto, specialmente il settore della WPP, in questa attività, e onestamente ci hanno messo tutto quello che è la loro passione, la nostra anche sotto certi aspetti esperienza in lato organizzativo, che credo che come federazione ciclistica non si sia secondi a nessuno nel mondo.
Ecco, poi devo dire questo scenario, mentre siamo ancora su un John Tomac che da ultimo sarà il dominatore, il vincitore, devo ricordare anche che questo scenario del Ciocco mi è sembrato prestarsi proprio a meraviglia per queste gare. Ma io ho sentito alcuni stranieri, presidenti di federazione che erano lì presenti, addirittura i due massimi esponenti della federazione internazionale, Verbruggen e Sesoya, che sono rimasti entusiasti da quello che era prima di tutto i tipi di percorso e poi anche lo scenario della Garfagnana, che in quel momento era lì col Ciocco. Onestamente direi che sono stati bellissimi sotto certi aspetti. Io non so quelli che erano stati l'anno scorso nel Colorado e non so quelli che saranno un altro anno nel Quebec, ma certamente la Toscana anche questa volta ha fatto colpo. Ecco, abbiamo visto passare con il numero 657 Overeem, un altro statunitense che in questo momento, mentre sta iniziando l'ultimo giro, è in seconda posizione. Qui siamo sullo svizzero Frischet e, come possiamo vedere, i corridori gareggiano fra due ali fittissime di pubblico che se ne rimane disciplinato ai lati di questi sentieri. Molti erano muniti di macchina fotografica, di cinepresa. Siamo veramente al cospetto di un grosso pubblico di appassionati e di estimatori di questi corridori. Qui siamo su Mira, è un altro statunitense che vediamo impegnato anche lui in questo difficile tratto. E naturalmente mi sembra che anche in Italia l'eco di questi mondiali si sia avvertito. Sicuramente questa disciplina, credo, ne riceva senz'altro un impulso per gli anni a venire. Ma certamente, cioè, quando c'è un'organizzazione di manifestazione a alto livello, abbiamo un trasporto di quelli che sono poi alcuni risultati. Direi forse che è una disciplina che forse sotto certi aspetti soppianterà quella che era una tradizionale, cioè l'attività del ciclocross, almeno per quanto riguarda alcune specialità sicuramente. Quindi avremo un certo ritorno anche di immagine con la presenza di tanti sportivi e tanti atleti che si vorranno cimentare in questa specialità. Ecco, io ho avuto l'impressione, Emilio, devo confessare che ero alla prima volta che seguivo una manifestazione di grosso livello, di grosso spessore in questa disciplina, ma ho avuto l'impressione che anche le ditte, le case commerciali credano molto. Mi è sembrato che anche dal punto di vista organizzativo, espositivo, c'erano numerosi stand nel prato dello stadio del Ciocco, e questo credo che secondo me sia un fatto positivo, perché vuol dire che anche coloro che in un certo senso gestiscano dal punto di vista del materiale eccetera questa disciplina e ci credono. Sì, no, questo è vero, anch'io ho notato questo, anzi ho notato la presenza di tante ditte di biciclette, cosa che molte volte non troviamo nemmeno nelle gare di alto livello dei professionisti. Qui molto probabilmente è un mercato nuovo, quindi la possibilità di ampliare notevolmente quelle che sono le possibilità di trovare un budget nuovo per quanto riguarda le ditte di biciclette. Quindi sicuramente c'è stata una presenza attiva con grossi stand, ma anche a livello di pezzi meccanici particolari erano presenti lì al Ciocco. C'è stata una mostra di tanti espositori, e quindi questo vuol dire che c'è un fermento, c'è un qualcosa di nuovo per quanto riguarda il mondo del ciclismo, o meglio ancora il mondo della bicicletta. E quindi in questa specialità, fra l'altro, abbiamo visto dei mezzi veramente sofisticati. Ecco, qui stiamo proprio vedendo un primo piano su una bici di questo concorrente, e quindi credo che anche il mezzo meccanico e la tecnologia giochi un ruolo veramente importante. Ma certamente, io ho visto un particolare addirittura che non avevo mai visto, cioè ci sono delle forche idrauliche sotto certi aspetti, con l'opportunità di avere delle sospensioni addirittura a livello di ruote anteriori. Quindi vuol dire che la tecnologia è in prima persona, in maniera diretta, per vedere di portare in fondo quelli che sono i risultati tecnici di impostazione. Ecco Emilio, qui siamo al traguardo con John Tomac che va a vincere, direi ha dominato letteralmente. Il secondo si classificherà a 3 primi e 4 secondi. Lo vediamo, ha tagliato in questo momento la linea del traguardo, numerosissimi anche i fotografi, i cineoperatori. Qui siamo sul secondo, Frischet, ripeto, con un ritardo di 3 primi e 4 secondi. È bello il finale di questo corridore elvetico che ha rimontato alcuni concorrenti che lo precedevano e si è classificato in seconda posizione. Eccoci sul terzo classificato, è lo statunitense Overeem a 3 primi e 31, quindi un ritardo di tutto riguardo. E qui siamo ora ancora su un altro statunitense, si tratta di John Mira che si classifica in quarta posizione, e naturalmente gli arrivi si susseguono sulla pista, l'anello del Ciocco.
qui siamo su Klosen, quinto classificato, e quindi dicevo una selezione netta. Naturalmente possiamo vedere anche da questi primi piani del mezzo meccanico la serie innumerevole dei rapporti che usano questi concorrenti, e quindi altri arrivi, e fra poco dovremo vedere giungere anche l'azzurro De Bertolis, Riccardo De Bertolis, che si è classificato in ottava posizione, eccolo in questo momento primo degli italiani, un De Bertolis che è stato veramente all'altezza della situazione sabato scorso in questa cross country riservato ai corridori senior. E dopo